RTCB Show, il talk di tutto il calcioblog.it. RTCB Show, il talk di tutto il calcioblog.it. Un saluto da Massimo Verona. Scoccano le ore 20:30 di questo giovedì 17 giugno 2021. Siete in diretta su RTCB, la radio di tuttoilcalcioblog.it, e questa è un'altra puntata dell'EuroTCB Show. Vi mancavamo tanto. È addirittura da lunedì che non ci sentiamo più, ma avevamo un'occasione speciale per anticipare la nostra puntata settimanale perché ci viene a trovare, e fra poco ve lo faremo sentire, una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto. Ma non solo, sto parlando di Bruno Gentile. Poi è diventato anche voce della nazionale. I modi per ascoltarci li conoscete sempre: siamo in diretta sulle pagine social e sui siti di tuttoilcalcioblog.it, sportnewweb.it e raibobo.it. Voi sapete come ascoltarci. Settimana prossima poi arriveremo alla fase gironi, commenteremo l'Italia già qualificata e quindi avremo l'occasione di risentire quei mattacchioni della strana coppia. Ma bando alle ciance, ci fermiamo per una piccola inserzione e poi arriva, come anticipato, Bruno Gentile. RTCB, la radio di RaiBobo.it e tutto il calcioblog.it. RTCB Sport. Lo sport in diretta raccontato dai protagonisti di tutto il calcioblog.it. Eccoci rientrati in diretta. L'ospite della puntata di oggi del TCB Show è una voce che ha dato molto alla nazionale, visto il periodo, e anche alla radio. Do il benvenuto in trasmissione a Bruno Gentili. Buongiorno Bruno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, siccome non tutti conoscono la sua storia, se dovessimo riassumere in poche parole il suo esordio e la parte più bella della sua esperienza radiofonica, cosa ci vuole ricordare? Ma il mio esordio avvenne tra tanti mostri sacri, tra Claudio Ferretti, Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali. Esordì in un Lazio Cremonese, naturalmente in tutto il calcio minuto per minuto, ma parliamo insomma del 1984, vinse la Lazio per 2-1 con un gol di D'Amico, ancora lo ricordo, all'82esimo, e poi da lì è cominciata la grande scalata, anche se prima ho fatto tante radiocronache per il basket, insomma mi allenavo con il basket per poi essere provato così da Massimo De Luca nelle radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto. E lei ha la sua voce è anche legata alla nazionale, almeno anche nella parte radiofonica. Che ricordo ha di quell'esperienza? E noi li ricordiamo nel periodo, io almeno per la mia età la ricordo nel periodo in cui affiancava Riccardo Cucchi. Beh sì, abbiamo fatto una coppia fissa per tanti anni. Io ho cominciato a seguire la nazionale dalla finale del 1982 addirittura, l'ho seguita poi per la televisione dal 2017 fino a un paio d'anni fa. Adesso sto un po' dietro le quinte, anche perché sono prossimo alla pensione, però sì, è l'esperienza più bella, i ricordi più belli sono legati naturalmente alla nazionale, a quel titolo mondiale vinto nell'82, che poi si è ripetuto nel 2006, quindi insomma sono esperienze indimenticabili, cariche di emozioni, di passioni, di ricordi. Sai, alla nazionale ti leghi perché alla fine si crea una famiglia, soprattutto per chi la segue da tanto tempo. Ti senti anche tu un azzurro, ti senti dentro al gioco, partecipi anche tu, anche se devi conservare sempre un certo distacco, ovviamente, e una certa soprattutto imparzialità se vuoi essere un professionista credibile, attendibile. Spesso quando parliamo con qualche radiocronista, i radiocronisti stessi ci raccontano qualche situazione, non so, un po' surreale, qualche volta qualche tifoso che tenta di contestare la radiocronaca, qualche situazione al limite. Ha qualche episodio, qualche aneddoto che magari in pochi sanno, che vuole raccontarci della sua esperienza radiofonica? Ma ce ne sono tanti, non so da dove cominciare, ma ad esempio una volta ad Udine nell'intervallo lasciai la postazione perché dovevo andare al bagno e sono rimasto chiuso nell'ascensore, praticamente quando Molto sono bene. risalito su, sì, sono rimasto chiuso nell'ascensore e Provenzali dallo studio mi aveva già chiamato 3-4 volte, poi per fortuna la situazione si è sbloccata, allora non c'erano ancora i telefonini, si è sbloccata e io diedi la colpa in modo un po' vigliacco ai poveri tecnici dicendo che i collegamenti non erano stati ripristinati in tempo e quindi non avevo avuto la possibilità di potermi collegare, la realtà invece era ben altra, insomma ho passato momenti di autentico panico. Immagino che già deve essere abbastanza carico di tensione organizzare, dover prepararsi una puntata di tutto il calcio. Se
adesso poi ci sono questi problemi, lo è Certo. maggiormente. È un Ma po'. dobbiamo essere preparati all'improvvisazione, non c'è niente da fare. La radio, il bello della radio è questo, devi essere sempre preparato a queste cose. A proposito di questo argomento, due domande relative al futuro della radio. Il primo, probabilmente l'attentato, uso le virgolette, è stato fatto con il decidere di spalmare 10 partite in 10 orari diversi. Forse c'è ancora un filo di speranza, ma non ne sono così convinto. La domanda che faccio a tutti, tutto il calcio supererà anche questa? Sicuramente sì, non si spegnerà. Tutto il calcio ha un potere di partecipazione che non ha eguali. La radio, tutto il calcio in particolare, è uno strumento capace di adeguarsi per la sua flessibilità a qualunque cambiamento. Ma io ho trovato paradossale questa iniziativa, soprattutto in un momento in cui il calcio sembra aver ritrovato una certa normalità. Trovo paradossale che si escogiti una formula che rischia di allontanare la gente da questo sport ancora di più, che scoraggia soprattutto i più giovani che già si stanno disaffezionando al calcio, proprio perché è concepito in modo troppo frammentario, troppo slegato. Adesso pensare a delle partite spalmate in 3-4 giorni ad ogni ora è francamente impensabile in una situazione del genere. Io sono ancora ottimista, il calcio non dobbiamo mai dimenticarlo, appartiene ai tifosi e dovrebbe sempre venire incontro alle esigenze della gente. Se va avanti così si rischia di perdere, almeno noi di tutto il calcio rischiamo di perdere il pubblico tradizionale, ma non perdiamo certo le fette d'ascolto. A proposito di questo argomento, facendo una distinzione tra il media radiofonico e il media televisivo, che spot farebbe per tentare di convincere una persona che attualmente non segue, tutto il calcio a preferire la radio o la TV? Ma un mio vecchio spot, la radio ci concede la leggerezza del dubbio, l'immaginazione, la fantasia, la TV invece ci impone il peso del giudizio. Questo secondo me è uno degli slogan più efficaci per poter dare l'idea di queste differenze. La radio esalta il ritmo, la parola, ti riempie, ti fa sentire dentro l'evento. La radio non cambierà mai, cioè non è cambiata la radio in questi anni, ma è cambiata la comunicazione, no? Le notizie ormai circolano su internet, sui cellulari. La radio però conserva ancora una bella fetta, una bella nicchia di popolarità. È sempre il nostro mezzo di fiducia, un mezzo molto confidenziale. È una compagna, dai, è uno strumento molto più intimo rispetto alla televisione, anche perché ti consente di fare tante cose, la puoi ascoltare e nello stesso tempo continuare a lavorare, ecco, tanto per fare un esempio, la televisione questo non te lo concede. A proposito di questo argomento, lei è un esempio di giornalista che è passato da un mezzo all'altro. Alla luce di quella che è la sua esperienza, ha trovato il passaggio facile e complicato? Sono due mezzi diversi, sono due linguaggi diversi. Come valuta questa esperienza? Ma io resto legato alla radio in maniera viscerale. La radio è molto più difficile, non c'è niente da fare. Alla radio non ti puoi concedere pause, soprattutto se parliamo di differenze tra telecronaca e radiocronaca. La radio, un secondo di silenzio è come gettare un sasso in uno stagno. In televisione ti puoi concedere pause, puoi decidere tu quando poter e dover intervenire. Alla radio questo non ti è concesso. La televisione esalta l'immagine e la radio esalta la parola, c'è una bella differenza, insomma. Quindi, certo, la televisione. Magari in televisione hai maggiori responsabilità perché c'è il riscontro del telespettatore che ti giudica, vede se sbagli o meno. Alla radio qualche bugia ci può scappare, insomma, qualche bugia l'abbiamo detta, magari quando non abbiamo individuato esattamente certi giocatori, così abbiamo detto il nome di un altro. Ecco, questo può succedere, ma sono bugie assolutamente innocenti. Quindi ecco, questa è la differenza. In televisione sicuramente hai maggiore responsabilità, però la radio è molto più complessa, più difficile come strumento. A proposito di responsabilità, lei è passato anche per la telecronaca, oltre che la radiocronaca della Nazionale. Io ho avuto occasione anche di intervistare Bruno Pizzolo, entrambi mi hanno dato, e lui soprattutto, mi ha dato un senso di istituzionalità nella telecronaca o radiocronaca della Nazionale. Di quell'esperienza lei condivide questo aspetto? Assolutamente sì, non ti puoi concedere certe licenze, soprattutto alla RAI, se parliamo di a Sky è diverso,
hanno la possibilità di svolazzare di più con i termini, con le espressioni. Noi ci rivolgiamo a un pubblico molto più ampio, la Rai, il Sky si rivolge a un pubblico più selezionato, di alti specialisti, non tanto di tifosi, ma di tecnici. E noi invece ci rivolgiamo anche alla massaia, tanto per dirne una, quindi dobbiamo usare un linguaggio molto più scorrevole, molto più semplice, di facile comprensione. Quindi bisogna stare molto attenti, è molto più istituzionale, molto più rigoroso il racconto in televisione fatto alla RAI. Riguardo sempre al racconto televisivo e o radiofonico, ritiene utile in entrambi i casi l'utilizzo del ex giocatore, comunque del commento tecnico, o preferirebbe una soluzione a due giornalisti? Ma guarda, mi è capitato di ascoltare, ascolto tuttora diversi ex giocatori, ma devo dire che non sono tutti all'altezza perché non hanno i tempi televisivi, non hanno i tempi radiofonici. Quindi è discutibile. Io tornerei all'antico, forse per me, perché adesso ci sono troppe voci in campo. Sono troppe, si affastellano, si accavallano l'una con l'altra, creano confusione. È bello anche ascoltare i rumori dello stadio, no? Il sottofondo, quindi c'è troppa confusione in questo momento. Io tornerei, forse per me, tornerei al telecronista e al bordocampista, punto e basta. Poi Sky facesse quello che vuole, ma ormai la strada è quella. Ecco, al limite la novità potrebbe essere rappresentata. Questa era una mia vecchia idea che non è andata in porto, per ora l'ho suggerita. Accoppiare, abbinare al telecronista o al radiocronista un ex arbitro. Questa sarebbe una bella soluzione perché spiegherebbe i momenti da interpretare riguardo ad alcuni falli. Ecco, questa potrebbe essere una cosa nuova che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di affrontare. L'ex arbitro accanto al telecronista, secondo me, riempirebbe di più la telecronaca o radiocronaca e soddisferebbe subito la curiosità del telespettatore o radioascoltatore se ci dovesse essere un episodio, insomma, dubbio. Si direbbe subito se è rigore o non è rigore, insomma, senza aspettare la fine della partita, l'intervallo per la moviola. Questa potrebbe essere una scorciatoia. Due domande veloci prima di chiudere. Ci stiamo festeggiando già troppo in anticipo? Come valuta le prime due partite della nazionale italiana e che prospettive in ottica europeo? Ma guarda, io sono molto cauto, lo sono anche per natura. Sì, c'è un'euforia un po' troppo eccessiva, non vorrei che tutta questa euforia intorno alla nazionale ci depistasse oppure distraesse, insomma, i ragazzi di Roberto Mancini che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Quindi sì, bisogna andarci con i piedi di piombo perché già in passato insomma, ci siamo bruciati diverse volte. È la nazionale migliore che c'è a questo europeo, una squadra educata al gioco, è un mosaico che Mancini ha saputo costruire con grande sapienza tattica, un gruppo molto organico, è più un collettivo che una forza legata alle individualità, una squadra che si muove in modo corale, che ha sprazzi di genio, quindi sotto questo aspetto è una nazionale vincente, però aspettiamo, adesso aspettiamo quando arriveranno i momenti difficili, quando saremo costretti a confrontarci con grossi calibri come la Spagna, se verrà, la Germania, l'Inghilterra, soprattutto la Francia, il Belgio, il Portogallo, insomma ce ne sono. La Svizzera è stato un test abbastanza attendibile, ma non del tutto. Ultima domanda, cosa pensa Bruno Gentili della Superlega? Ma la Superlega è stato un buco nell'acqua, soprattutto non mi è piaciuto come hanno agito per poter creare questa Superlega, insomma, alle spalle dell'UEFA, della FIFA, delle stesse società. È stato un atto un po' proditorio, una pugnalata alle spalle un po' a tutti, soprattutto ai tifosi, perché non puoi circoscrivere un campionato, sebbene legato a grossi nomi, a grossi club, soltanto a queste squadre, escludendo appunto squadre che hanno minore spessore, non è giusto, insomma. Quindi la mia paura purtroppo è che prima o poi si farà. Perché il calcio italiano, soprattutto, è una situazione, ma non soltanto quello italiano, anche spagnolo, è una situazione debitoria talmente preoccupante che devono trovare una soluzione, a meno che l'UEFA non venga incontro a questi club in difficoltà con delle sovvenzioni, alzando un po' i premi legati alla Champions, legati allo stesso campionato europeo, al campionato mondiale, insomma qualcosa bisogna fare per venire in soccorso di queste società, nella speranza però che i presidenti, ma questo è molto difficile, non sperperino come al solito il patrimonio che hanno. Lei ha cominciato nel 1982 a raccontare la nazionale, era decisamente un altro calcio. Sono passati gli anni, ma secondo me la situazione è peggiorata. Lei cosa ne pensa? Forse È peggiorata da quale punto di vista? dal punto di vista della morale del calcio, ma magari chiediamo un po' troppo.
Vabbè, ma ogni settore della vita, se vogliamo, se ripensiamo a quegli anni, è peggiorato, non c'è niente da fare. Bisogna farsi forza e andare incontro ai cambiamenti. L'importante è conservare etica, professionalità, per carità. Sì, nel calcio il calcio si è guastato rispetto a quei tempi, forse fin troppo romantici, eravamo anche un po' troppo ingenui noi, perché alcune cose accadevano anche allora, però accadevano un po' di nascosto. Oggi viene tutto alla luce, perché oggi si è spiato ovunque, quindi è difficile, insomma, fare qualche magagna senza essere scoperti. Però sì, non, è un calcio che non c'è più, un calcio in bianco e nero che non esiste più, insomma, ma dappertutto è così, purtroppo i ritmi della vita sono aumentati in maniera vertiginosa, di conseguenza è aumentato tutto, a cominciare dagli introiti. Il calcio è un indotto che agevola poi dal lavoro a tantissime persone, quindi tutto questo aspetto è anche un prodotto, un nostro prodotto che dobbiamo conservare, che dobbiamo preservare, perché non dimentichiamoci appunto che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone, quindi non va sottovalutato questo aspetto, affrontando però i problemi che sorgono, li ripetiamo sempre con la massima trasparenza. Bene, io ringrazio Bruno Gentili per essere stato nostro ospite. Ci ha anticipato prima che è molto vicino alla pensione, quindi magari avremo l'occasione nelle prossime stagioni Va di questo bene. show di risentirci. Intanto le auguriamo una buona continuazione di giornata. Grazie a voi tutti, grazie mille, ciao. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco. RTCB, la radio di RaiBob.it e tutto il calcioblog.it. RTCB Sport. Lo sport in diretta raccontato dai protagonisti di tutto il calcioblog.it. È tutto per l'odierna puntata del TCB Show. A me non resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltati. Noi torniamo con la versione Euro TCB Show la settimana prossima. Abbiamo qualche altra sorpresa in arrivo. Non parleremo solo di calcio, vi avviso già, però parleremo anche di altro. Ma per il momento è tutto. Io vi auguro una buona continuazione di serata. Fra poco va in onda su Radio 1, anzi, dovrebbe essere cominciata da pochi minuti il pre-partita del match valido per il secondo turno della fase a gironi degli europei tra Olanda e Austria. La radiocronaca sarà curata da Manuel Codignoni. A me non resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato. I metodi per continuare a seguirci li conoscete. Sapete anche che se avete voglia di seguire e di avere anticipazioni su quando andrà in onda la prossima puntata del TCB Show, non vi resta che sintonizzarvi nei nostri social. Spesso diamo un preavviso troppo poco ampio, però vabbè, parte un po' del gioco della nostra passione. Vi auguro una buona serata, una buona continuazione di giovedì, un buon weekend. La settimana prossima torniamo per parlare ancora di europeo, per parlare ancora di radio e per raccontarla sempre a modo nostro da Massimo Verona. Infine l'augurio di una splendida serata.